Per quello che riguarda il super bonus, devo dare alcune notizie, alcuni aggiornamenti, perché sappiamo che ci sono circa 40.000 imprese bloccate, 8 miliardi di euro da sbloccare, 100.000 cantieri a rischio blocco. Allora, per le imprese dell'edilizia che applicano un super bonus al 110% e hanno bisogno di liquidità, arriva la garanzia Supporti Italia di SACE, cioè potranno accedere a una nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022. E poi la FABI, quindi i sindacati dei bancari, chiedono di aumentare la capienza fiscale delle banche. Le banche, dice, oggi la capienza fiscale è ferma a 81 miliardi, vorranno compensare i crediti di super bonus e occorre aumentare la capienza fiscale del mondo bancario. Io non ho ancora capito però come si chiuderà la vicenda del super bonus.